titolo del tuo progetto, oltre la delineazione, sì. Relatrice Teresa Mattia, che è la parola. Prego. Semiotica per indagare tanto le singole figure quanto le loro possibili combinazioni. La parte teorica del lavoro pone le basi per una proposta progettuale che consiste nell'elaborazione grafica e visiva di un nuovo inedito e personale, mazzo di tarocchi, che rilegge in una nuova prospettiva l'iconografia consolidata e tradizionale per proporne una forma innovativa in una nuova chiave narrativa. A questo proposito, progetto, la correlatrice Giulia Violanti aggiunge come sua nota che il progetto presentato è frutto di un'assimilazione degli aspetti tecnici e teorici e di una rielaborazione che ha anche una personalizzazione degli stessi, e sottolinea inoltre l'attenzione all'individuo visivo del progetto. Sì. Come ha già dottorato anch'io, la dominazione è una tesi che vuole affrontare l'argomento dei tarocchi sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista teorico a 360 gradi, quindi senza soffermarsi solo ed esclusivamente sui luoghi comuni che vedono queste carte come oggetto di esoterismo e occultismo. Per fare ciò sono partite innanzitutto da analizzare quale fosse l'effettiva origine di queste carte, e infatti già da qui ho potuto constatare che i tarocchi non sono neanche nati a scopo ludico, non sono neanche nati con l'obiettivo di prevedere il futuro, bensì per intrattenere attraverso giochi e intrattenimenti vari i signori del Rinascimento. Oltre a ciò, i tarocchi erano anche una forma di prestigio che questi nobili utilizzavano per farsi belli agli occhi degli ospiti, e quindi oltre a proporre giochi con queste carte molto dettagliate, commissionavano anche artisti affinché realizzassero il loro personale mazzo di tarocchi in maniera impeccabile, affinché fosse proprio un dipinto o una scultura da esporre nelle loro abitazioni. Per quanto riguarda il lato dell'occultismo, e quindi tutti i luoghi comuni che solitamente vengono associati ai tarocchi, dobbiamo aspettare qualche secolo, perché infatti l'utilizzo dei tarocchi a scopi divinatori iniziò a diffondersi in Francia nel XVIII secolo a seguito di varie scoperte e varie leggende che vennero fuori in relazione a quello che era l'Antico Egitto. In questo periodo, infatti, gruppi esoterici, gruppi sette, gruppi occulti, iniziarono a diffondere leggende che collegavano i tarocchi a quello che era un antico libro magico risalente all'Antico Egitto. Quindi tutto il discorso relativo ai tarocchi come metodo per prevedere il futuro è una cosa abbastanza recente e non risalente alle origini di queste carte. In questo periodo di occultismo abbiamo anche la realizzazione di quello che è il mazzo di tarocchi più diffuso al mondo, e quindi il mazzo di tarocchi occulto per eccellenza, ovvero il mazzo Rider-Waite, che è questo qui. E già da qui infatti possiamo vedere come queste carte da artefatti rinascimentali e artistici, quindi legati al contesto storico in cui sono nati, possiamo già vedere un cambiamento, quindi un dirottamento verso una prospettiva più occulta, più mistica e più legata appunto alla pratica divinatoria. Dopo aver fatto questo primo escurso storico, ho deciso appunto di affidarmi alla semiologia per capire quale fosse il meccanismo che c'è dietro a una lettura di queste carte, e ho appreso che i tarocchi non sono altro che una macchina narrativa, e quindi delle figure che, delle carte che attraverso le loro figure, i loro colori, le loro forme, i loro spazi comunicano qualcosa, e quindi figure che hanno una sorta di testo visivo che può essere
letto e interpretato in diverse maniere. La capacità narrativa dei tarocchi è invariabile a prescindere dal mazzo, perché qua ad esempio abbiamo due versioni della stessa carta, quindi due versioni del due dei denari, una del mazzo Rider-Waite appena mostrato e un'altra carta del mazzo di Jodorowsky più astratta, e a prescindere da quanto le carte siano dettagliate, entrambe comunque ci comunicano qualcosa attraverso le forme, i colori e le varie decorazioni che sono organizzate all'interno dello spazio della carta. Quindi, questa capacità narrativa dei tarocchi ci permette di utilizzare le carte per fare delle associazioni e per creare delle combinazioni accostandole ad altre carte. Questa capacità combinatoria dei tarocchi è raccontata in maniera esaustiva da Calvino, che nel suo libro Il castello dei decimi destini incrociati utilizza le carte dei tarocchi e le combina come scamotage per raccontare e narrare delle storie, e quindi utilizza i tarocchi per dare vita a personaggi, luoghi e situazioni. Egli stesso andrà ad inserirsi nei personaggi della storia, identificandosi in quello che erano i bastoni, facendo appunto l'associazione tra il bastone tenuto in mano dal re e la penna che utilizza per scrivere i suoi romanzi. La capacità combinatoria dei tarocchi e le associazioni che vengono date ad essi sono utilizzati in qualsiasi pratica di lettura dei tarocchi e quindi in qualsiasi metodo di stesura. Con metodo di stesura si intende lo schema che formano i tarocchi quando chi si accinge a leggerli dispone le carte sul tavolo in base alla domanda richiesta dal consultante. Questi schemi possono essere schemi semplici con una carta o due carte o tre carte e schemi più complessi con 5 carte o 10 carte. In ogni tipo di schema, quindi in ogni caso, abbiamo sempre il discorso di associazione, cioè ad ogni carta viene associato un aspetto della vita e di combinazione. Non esiste però soltanto l'utilizzo dei tarocchi per scopi divinatori, bensì anche un discorso di approccio più prospettivo. Infatti, intorno al XX secolo, andò, a seguito di vari progressi nell'ambito della psicologia, andò a diffondersi la tarologia, e cioè una pratica di lettura di tarocchi che non prevedeva l'utilizzo delle carte per prevedere il futuro, bensì per conoscere il presente e la persona, quindi e noi stessi. Il pioniere di questa pratica è Leonardo Jodorowsky, che negli anni 90 restaurò i tarocchi di Marsiglia, un antico mazzo di tarocchi francesi molto vicino a quelli che erano gli originali mazzi italiani, e sostiene ancora in presente, che questo mazzo sia molto meglio del Rider-Waite che era molto diffuso in quel periodo. Infatti egli era, diciamo, contrario al mazzo Rider-Waite, perché appunto sosteneva che questo mazzo fosse troppo pieno di riferimenti occulti e quindi lontano a quello che era a quella che era l'origine dei tarocchi, e quindi di carte sostanzialmente da gioco che poi iniziarono ad essere lette però in un tempo successivo. Il mio progetto pratico è Line Tarot, un mazzo di tarocchi che intende mettere d'accordo queste parti, quindi entrambe le parti, quindi vuole mediare tra quella che è la cartomanzia, e quindi l'utilizzo dei tarocchi per prevedere il futuro, e quella che è la tarologia, e quindi questo nuovo metodo di lettura delle carte portato ancora oggi avanti da Alejandro Jodorowsky. L'Enterat è un mazzo estremamente semplice, che abbandona l'iconografia tradizionale dei tarocchi spostando l'attenzione solo ed esclusivamente sugli elementi narrativi di base presenti nelle figure. Queste carte, pur essendo estremamente semplici, possono comunque essere lette da chiunque, e grazie a
leggenda che è fornita all'interno del mazzo. Queste sono le carte realizzate. Questo è il mazzo con le carte. Queste carte infatti funzionano seguendo semplici poche regole determinate da colori e forme, che sono appunto la traduzione delle figure tradizionali. La leggenda è molto, le regole da seguire sono molto poche e sono determinate appunto dai colori che di sfondo, cioè bianco e nero, che in questo caso il bianco va a rappresentare gli arcani minori e il nero va a rappresentare gli arcani maggiori, e i colori delle linee per quanto riguarda gli arcani minori. Perché per distinguere i quattro segni degli arcani minori, quindi spade, bastoni, denari e coppe, ho deciso di semplificare il tutto limitandomi a distinguerli attraverso dei colori. Invece, per quanto riguarda le forme, abbiamo l'utilizzo di soltanto tre figure geometriche: i triangoli, che rappresentano il movimento, i quadrati, che rappresentano la stabilità, e i cerchi, che rappresentano l'energia. Questi sono gli arcani maggiori, infatti possiamo vedere lo sfondo nero e l'utilizzo di una linea bianca neutra. E questi sono gli arcani minori, quindi il blu fa riferimento alle spade, quindi alla sfera dell'intelletto, il verde fa riferimento alle coppe, quindi alla sfera dei sentimenti, e il rosso-arancio fa riferimento ai bastoni e quindi agli impulsi. E il giallo fa riferimento invece ai denari e quindi ai beni materiali, alla salute, eccetera. Queste carte lavorano su queste poche regole, lavorano sugli spazi e, nonostante la loro semplicità, come ho già accennato prima, possono essere lette da chiunque, basta che avere le regole sotto mano sostanzialmente, perché sono delle carte estremamente narrative. Quindi, diciamo, il mio intento è stato quello di liberare tutte le iconografie tradizionali dei tarocchi dal superfluo per lasciare soltanto l'elemento narrativo, che è l'elemento di base che sostanzialmente permette una combinazione, un'associazione e quindi una lettura di tarocchi. Qua dopo la fine ho appunto messo un esempio di lettura con, diciamo, le diciture sotto le carte che rappresentano quello che la carta vuole dire secondo il regolamento minimal, sostanzialmente, che poi potrà essere ampliato dal lettore a sua discrezione e in base alla sua corrente di pensiero. Quindi, se il lettore in questo caso è più vicino alla pratica cartomantica, leggerà le carte in un certo modo rispetto che un altro, mentre chi è magari più vicino alla tarologia interpreterà le carte traslando il tutto da un punto di vista più introspettivo e quindi senza farsi condizionare da ulteriori figure superflue che sarebbero solo ed esclusivamente narrative in questo senso. E niente, questo era tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. E chiederei una cosa alla nostra candidata. In che modo il lavoro di apprendimento teorico ha avuto questo ruolo di valore nella parte progettuale e quindi soprattutto in che modo è arrivata a distillare queste nuove figure molto più astratte a partire dall'iconografia tradizionale? Sì, allora la ricerca teorica mi è servita appunto per capire, come già accennato all'inizio, che si può andare oltre alla divinazione, quindi oltre alla pratica cartomantica e alle convenzioni che normalmente sono attribuite ai tarocchi, perché ogni convenzione, diciamo, dà i suoi significati ben specifici alle carte. Io, diciamo, ho voluto apprendere quali fossero le convenzioni più diffuse, quindi più in contrasto tra di loro, in questo caso tra tarologia e cartomanzia. Ho deciso di imparare di apprendere i significati in base ad entrambe le tradizioni carta per carta, per cercare una sorta di linea comune
che potesse essere l'inizio che può portare ad entrambe le pratiche. Quindi io, diciamo, ho cercato questo punto neutrale, e da questo punto neutrale, che è sostanzialmente l'aspetto narrativo e testuale delle carte, sono riuscita ad effettuare questa traduzione. Dopo, essendo due mazzi estremamente diversi, quello Rider-Waite e Tarocchi di Marsiglia, ho dovuto, diciamo, mediare attingendo elementi da uno ed elementi da un altro. Queste carte, diciamo, sono leggere, sono estremamente semplici, e quindi magari per la loro semplicità possono sembrare più vicine ai tarocchi di Marsiglia, però allo stesso tempo gli arcani minori, che rappresentano quindi i numeri, sono rappresentati utilizzando sia la quantità, che quindi raffigurando sia il numero in questione, ma anche la qualità. E quindi all'interno della carta, oltre ad essere esposto il numero effettivo della carta, succede anche un'azione, quindi succede una narrazione portata avanti dalle carte, così come può succedere ad esempio nei tarocchi Rider-Waite. Però in questo caso ovviamente l'azione non è estremamente specifica, ma è soltanto un input narrativo che poi può essere traslato in vari modi da Lego leggere. Per quanto riguarda invece gli arcani maggiori, il discorso è stato un po' più complesso, perché gli arcani maggiori sono delle carte più complesse per significato e convenzione, e quindi per gli arcani maggiori mi sono, diciamo, limitata a prendere anche qui carta per carta e a capire quali fossero le carte più complesse, e quindi quelle che con più sfaccettature per motivi storici, eccetera, e quelle più semplici. Le carte che io ho trovato più semplici erano quelle che già avevano un elemento narrativo predominante molto più evidente rispetto ad altre carte. In questo caso la carta della morte, che è questa qua, aveva un elemento narrativo molto evidente ed è stato molto semplice traslare il significato in questo modo, per intenderci. La carta della morte, la carta della morte rappresenta la fine di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo, quindi mi è venuto molto spontaneo utilizzare le frecce, i triangoli che rappresentano il movimento, e posizionarle verso l'uscita. E quindi far capire che questa carta ci vuole comunicare che ci stiamo avvicinando alla fine di una narrazione, per poi iniziare una nuova. Carte più complesse invece, come ad esempio il Papa o la Papessa, sono delle carte che non hanno un elemento narrativo molto esplicito, e qui, diciamo, ho dovuto fare più un lavoro di sintesi. In questo caso il Papa rappresenta molti concetti che possono passare dalla saggezza, dalla spiritualità, al sapere, alla conoscenza, al potere terreno unito al potere spirituale. Sono molti concetti e anche un po' complessi da mettere su carta. Quindi, diciamo, io ho cercato un punto comune tra tutti questi aspetti e l'ho interpretato con questi cerchi, che rappresentano comunque un'energia, in questo caso spirituale, che si estendono sia verso l'alto che verso il basso, quindi sia verso il cielo, sostanzialmente verso lo spirito, sia verso la terra, trovando una mediazione al centro. Grazie. Non so se Matteo voleva chiedere. No, no, sì, volevo chiederti. Hai eseguito dei test per verificare l'immediato riconoscimento della carta? Sì, mentre ero in fase di progettazione delle carte, ho fatto vedere i vari prototipi delle varie carte a persone, amici, conoscenti, comunque persone che non conoscessero i tarocchi in maniera molto specifica, per capire quanto effettivamente riuscissero a capire dalla carta, basandosi semplicemente sulle regole che io ho fornito, ovvero le regole che ho citato prima, quindi di colore, di forme e di spazio. Quindi certe carte indubbiamente sono più facili da riconoscere di altre, però questo è un dato, purtroppo oggettivo dei tarocchi, è così anche per tutti gli altri mazzi, però comunque per le carte
che fosse più facilmente interpretabile dalla maggior parte di persone. E sei riuscito ad arrivare a un riconoscimento immediato dalla carta, sì, nel tempo? Sì, sì, assolutamente sì. Perfetto. No, io è una cosa che sapete sono 11 volte il progetto. Grazie. Mi piace vorrei sapere se appunto se l'avevi testato, lavorato con tarocchi e se questo materiale eventualmente l'hai anche documentato, cioè se è un materiale che non so, filmato in qualche modo No, documentato, oddio, diciamo che tutto questo è avvenuto, è un periodo in cui non riuscivo a vedere persone in persona, detto in maniera così, quindi diciamo che queste, questi test sono stati fatti su WhatsApp sostanzialmente, in cui io mandavo le carte e scrivevo un messaggio alla persona, che cosa ti dice questa carta, cosa capisci da questa carta, e attendevo le risposte. Ovviamente non ho fatto una documentazione diciamo precisa per filo per segno, però comunque queste chat io poi me le salvavo, mi trascrivevo appunti, parole chiave, insomma concetti che mi sembravano più utili per procedere alla presentazione, e quindi grazie a queste insomma queste chat, queste anche audio, qualcuno magari mi rispondeva con gli audio, io mi trascrivevo tipo questa carta, ha capito più questa cosa, ha capito meno quest'altra cosa, quindi alla fine sintetizzando tutto, sintetizzando tutte le persone contestate, tutti i messaggi, tutti gli audio, con gli appunti sono arrivata a questa conclusione. Quindi questa è una fase importante per chi elabora una, soprattutto nel game design, soprattutto nel vendere carte, chi va a fare delle esposizioni, comunque che fa delle nuove progettazioni, la fase del test, la fase della sperimentazione e diciamo del fatto di raccogliere dei dati, di comunicare i dati, è un qualcosa che può aiutare un po' nello sviluppo. Va bene. Grazie. Con la votazione di 109 su 100.